Salento in Forma oggi è presente qui a Veglie, alla parrocchia Santissimo Rosario, per la presenza della rappresentazione della Sacra Sindone, simbolo di fede e di riflessione interiore. Quest'oggi l'evento è stato organizzato da Diego D'Amato, dalla parrocchia e dall'Ordine dei Templari Cattolici. Si potrà visitare dal 10 al 13 aprile, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 18. Fernando, un momento molto emozionante quello che abbiamo vissuto. Certamente, perché tutte le volte che si riproduce un'esperienza viva, soprattutto anche con una realtà presentata dal vivo da questi attori che non sono attori ma improvvisati, ma che hanno riprodotto fedelmente la realtà del Vangelo, non c'è se non da dire grazie a ciascuno di loro per l'impegno e per i sentimenti che hanno suscitato in tutti coloro che eravamo presenti. Vogliamo ricordare da chi è stato organizzato il tutto? Il nostro Diego è il motore primo, perché è lui che le pensa queste cose, è lui che ha la passione per queste realtà, ma poi riesce a coinvolgere subito perché la sua giovinezza, la sua passione e soprattutto anche la sua esperienza hanno fatto in questi anni più di un attore, ma soprattutto un motore trainante. Di grande raccoglimento, come avete organizzato il tutto? Tutto è partito da un'idea molto lineare, molto semplice, di vivere un momento di preghiera abbastanza forte.
c'è stata questa idea di chiedere all'ordine dei Templari la possibilità di far arrivare questa riproduzione fedele della Sindone, i quali insomma ci hanno dato pieno appoggio, e abbiamo deciso di organizzare insieme al coro parrocchiale questo breve momento intenso di preghiera per l'inizio di questa settimana santa. All'inizio abbiamo visto il messaggio del Vescovo di Lecce. Sì, infatti nei giorni scorsi personalmente ho inoltrato tramite mail ai tre Vescovi di Lecce, Brindisi e Nardò l'invito a presenziare all'evento e quindi, come abbiamo ascoltato prima, il Vescovo di Lecce, impossibilitato ad essere presente, mi ha inoltrato tramite mail i suoi saluti e mi ha incaricato a nome suo di estendere la sua paterna e fraterna benedizione a tutta la comunità parrocchiale. Vuole parlarci appunto di questa Sacra Sindone? Sì, innanzitutto, prima di parlare della Sacra Sindone, vorrei brevemente introdurre sull'evento, quanto abbiamo vissuto proprio oggi. Allora, l'occasione è per tutti noi un momento di maggiore riflessione sulla vita, morte e risurrezione di Cristo proprio alle porte della Settimana Santa. Senza alcun dubbio la Sacra Sindone è simbolo di fede che stimola nell'osservatore una riflessione profonda e autentica sul senso della vita. La Sindone è tra gli oggetti più studiati e dibattuti della storia dell'uomo. E il cristiano è chiamato a testimoniare nel mondo i veri valori e lo può fare certamente grazie all'energia, a quella straordinaria energia che si sprigiona nella risurrezione di Cristo, luce, forza e amore. E appunto la Sacra Sindone ci parla di questa energia che mostra in sé il segno che ce ne dà il ricordo. E nel concludere vorrei cogliere l'occasione di ringraziare personalmente l'amico Diego, organizzatore di tutto e per tutto di questo evento straordinario, unico per Veglie, in collaborazione con la parrocchia Santissimo Rosario, di cui faccio parte anche in qualità di segretario del Consiglio Pastorale, e in collaborazione con l'Ordine dei Templari Cattolici qui di Veglia. E permettetemi, non perché per ultimi, di rivolgere un sentito grazie al coro parrocchiale che con una breve drammatizzazione sulla morte del Cristo ci ha fatto ripercorrere a ciascuno di noi uno dei grandi temi della vita, la morte, la passione di Cristo. Grazie. Grazie a lei. Quest'oggi l'abbiamo vista nel ruolo del centurione, però lei fa parte dei Templari d'Italia. Ordine Cattolico d'Italia, sì. E faccio parte da circa 7-8 anni. E siamo un gruppo di 11 persone che seguiamo questo cammino. È cominciato un pochettino così per gioco, ma poi grazie ai fratelli di Piacenza, perché la sede è a Piacenza, e ci siamo invogliati tanto da diventare cavalieri dell'ordine. E quindi abbiamo avuto anche l'onore di possedere questa figura che è la Sindone. Logicamente non è l'originale. E quindi ce l'abbiamo noi in custodia lì a Piacenza, grazie anche al nostro maestro che è Bruno Grassi e al nostro fratello anche Luigi Piccinini. E loro hanno deciso, hanno acconsentito a questo, e noi siamo stati ben contenti di averla con noi. La nostra sede è qui a Veglie, oltre che a Piacenza, Padova, Cagliari. Quindi spero
che sia stata una cosa ben gradita nel nostro paese. Noi operiamo su questo, siamo disponibili su tutto ciò che la Chiesa ci può chiedere. Ricordiamo anche che la presenza qui oggi della Sacra Sindone è grazie alla vostra collaborazione. Infatti, quello che ho detto prima, grazie a noi e ai nostri superiori che hanno consentito di darcela per questa settimana.